ci occupiamo principalmente di scherma medievale. Siamo abbigliati come degli italiani alla fine del XV secolo e portiamo armi di quell'epoca. Vi stiamo mostrando come si usavano. Siamo con le armi lunghe, siamo alla fine del 400, comincia a girare per il mondo. Quando parlo di mondo mi riferisco sempre comunque chiaramente al mondo occidentale, quindi alla società occidentale dell'epoca. Questa è una spada a due mani e arriva nel 400 inoltrato. Questa impugnatura permette un certo tipo di schema e vedrete una prima particolarità già dai primi colpi. Iniziamo con una sequenza di staccato schermo. Guardate. Ox contro Alber. Per favore, Ox Federico, Ox finestra tedesca, Alber, Mastro Giovanni è in Alber. Tutto quello che state vedendo fa parte del nostro passato. Ancora oggi usiamo delle terminologie che derivano da queste posture. In alberato, Alber, in tedesco antico, è stato tradotto da un professionista dottore in tedesco antico, pare significhi pazzo. Ancora qualche sequenza. Il codice di riferimento è del 1298, si chiama Primo 33 ed è stato redatto da dei monaci della Foresta Nera tedesca. È allo stato attuale il codice di scherma medievale più antico a cui possiamo avere accesso. Quelli che vanno a sottrarsi o a colpire l'arma e poi vedete colpiscono le mani e inficiano l'efficacia dell'aggressore. Ecco qua, spunta dal pubblico. Eccolo là, spunta dal pubblico un sicario, una gran tecnica possa essere portata a termine, viene ucciso. Noi professionisti delle armi abbiamo concluso il nostro scopo, abbiamo fatto il morto. Io lascerei ai professionisti di queste cose, sicuramente più bravi di noi, illustrarvi adesso cosa succederà. Dottor Strano? Bene. E quindi, visto che c'è un morto, adesso devono entrare in scena coloro che si occupano di situazioni di questo genere. Per cui prego l'unità dell'IGA di analisi della scena del crimine di avvicinarsi. Questo omicidio che abbiamo visto è un omicidio fatto a tradimento con un'arma da taglio. In una situazione di questo genere, in qualsiasi scena del crimine, la prima operazione ovviamente è quella di mettere in sicurezza l'area, vale a dire evitare che persone, curiosi o anche altri operatori non specializzati possano inavvertitamente contaminare la zona. Il fotografo che ha una funzione chiave fondamentale farà questo tipo di operazione prima che si comincerà a intervenire. Mentre il fotografo sta operando, l'altro operatore comincerà a individuare dove è necessario da mettere la fotografia e il contrastare. Ora il responsabile della scena, Francesco Sarcosti, sta facendo un'altra operazione, ipotizzando che questo crimine violento, l'assassino possa, per esempio, nella colluttazione, aver perso della saliva oppure del liquido del sudore, in particolare della saliva, la saliva che potrebbe contenere il DNA, ovviamente, lui con l'acqua da tutta violenta sta facendo un'analisi dei vestiti della vittima per capire se alle volte ci fossero dei vestiti biologici. Operazione che farà il medico legale è ipotizzato che questa persona, durante una colluttazione, possa aver graffiato, per esempio, il suo assassino, cercherà con un clic di prelevare sotto le unghie del cadavere, cercherà la presenza di tutto quello che c'è, quindi porterà via lo sporco, sarà repertato, sperando a
all'interno della magari di certi ideali, che sarà l'assassino. Nel secondo tempo faremo il calcolo di tutte le scarpe delle persone che sono presenti sulla scelta di fine per fare una comparazione. Ovviamente così si può dare questo potere anche nell'abitazione del sospetto. Due parole di chiusura di tutto ciò. Avete notato che è un lavoro che ci vuole una grande calma, una grande tranquillità, bisogna avere dei piani, bisogna sapere quello che si fa e soprattutto bisogna avere gli strumenti giusti. Le segmentazioni devono essere tenute bene, si usano addirittura la scelta dei contenitori per portarli a una logica, quindi tutto quello che avviene all'interno della scelta di fine viene fatto con un certo tipo di logica e con un'esperienza. Questo tipo di attività, se fatta bene, può, alla luce delle tecnologie che sono a disposizione, portare alla soluzione in caso di essere un'attività risolutiva, allo stesso tempo però può distruggere la possibilità di individuare il colpevole perché magari qualche operazione è stata fatta a mezzo. La pinza. E poi il dottor Francesco Cascetta. What I'm going to do today, I'm going to try to explain. Nelle scienze forensi di solito andiamo, si procede sulla evidenza oggettiva e non sulle speculazioni. Questa è una breve introduzione. Durante la mia esperienza di 6 anni come ministro in Croazia ho potuto constatare come quando il crimine cresce l'economia solitamente decresce contestualmente. E sempre più frequentemente gli addetti ai lavori sono alla ricerca di prove e soprattutto la maniera corretta di collezionare e processare le prove. E se siamo fortunati possiamo conoscere qualcuno famoso in ambito forense. Ma Cristo e Marco. Molte persone possono diventare molto famose e salire alla ribalta della cronaca come Henry Lee, lui stesso, ma il segreto del successo è il lavoro di squadra. La prima teoria, che comunque è la teoria dello scambio, ovvero la vittima potrà ritenere su se stessa tracce da parte dell'assassino e può aver lasciato tracce di se stessa sull'assassino stesso. Il colpevole con ogni probabilità lascerà tracce di se stesso sulla scena. Questi sono i tre punti cardine che secondo la mia esperienza sono fondamentali.